Gianluca e Clarissa Gobbetto, vicino allo stand Gobbetto. Dunque, la resina è un materiale che ormai esiste da 50 anni, però nel corso degli anni ha avuto tanti rinnovamenti, tante modifiche. Sì, le resine venivano già utilizzate negli anni 50-60 per produrre barche aerei. Poi c'è stato un trasferimento tecnologico alle pavimentazioni civili e residenziali e prima ancora a quelle industriali. Questi materiali, che hanno avuto un grande successo a livello industriale, trovano poi una valenza estetica, unendo appunto le tecniche tradizionali dello stucco antico, del nuvolato, tipiche italiane. E si può dire quindi che la resina ha una logica industriale. Recentemente abbiamo studiato delle resine adatte all'esportazione e stiamo conquistando anche i mercati esteri. Resine che vengono apprezzate per la funzionalità, la facilità di pulizia, sono gradevoli al tatto, al calpestio e vengono utilizzate anche per fare pavimenti riscaldati. In particolare per il mercato americano abbiamo studiato una resina, il rasante Dega Monosint, che è molto veloce, facile da applicare e si possono ottenere degli effetti estetici interessanti. E Gobbetto è arrivata anche a Miami, giusto? Sì, è arrivata a Miami, abbiamo aperto questo spazio nella zona Design District, che è la zona comunque degli artisti a Miami del design. E la particolarità di questo spazio è che comunque vengono usati sia degli artisti del posto, comunque americani, ma non solo, e anche e soprattutto il fatto che usiamo altre tecniche, altri colori, cose completamente diverse da quelle che si usano in Italia o in Russia. Abbiamo aperto anche in Russia uno spazio e lì hanno un loro stile completamente diverso. E per ora funziona abbastanza bene, speriamo che vada avanti. Quindi è sempre forte il legame tra la vostra azienda e il mondo dell'arte. Sì, è sempre forte, infatti abbiamo scelto proprio anche questa zona perché è veramente il cuore dell'arte a Miami e anche dell'America, perché l'Art Basel si è trasferito, cioè oltre ad essere a Basilea è anche a Miami, anzi i primi di novembre mi sembra, c'è sempre questa manifestazione dove arrivano artisti da tutto il mondo e soprattutto tantissimi clienti brasiliani, perché adesso il Brasile comunque funziona molto bene e tanti clienti brasiliani che abbiamo comprano case a Miami e vogliono fare appunto i pavimenti in resina nostri. E le tendenze in Italia come sono, come colori? Ma le tendenze in Italia dei colori sono più o meno sempre le solite, questi grigi, questi bianchi, cru, colori molto neutri. Lì diciamo che ogni tanto ci si può sbizzarrire perché soprattutto anche il mercato russo, che segue mio fratello. Beh, ovviamente nel mercato russo vanno tutte le cose molto colorate, l'oro, l'argento, anche a Dubai. E ogni mercato ha la sua esigenza. È interessante vedere che la resina riesce a connettere tutte queste esigenze diverse.